24 luglio 2019 ci troviamo nel castello di Minturno. Abbiamo davanti alla videocamera il maestro Vincenzo Balestrieri, che ha eseguito brani insieme con un duo. Il maestro Gianluca Biondi, siamo un duo flauto e pianoforte e abbiamo eseguito un concerto dal nome Atmosfere con musiche particolarmente d'atmosfera in questo castello e abbiamo scelto un midway dedicato a Morricone, quindi quasi una mezz'ora di musica di tutti i brani di Morricone, dai famosi spaghetti western a pezzi di film, colonne sonore di film meno conosciute tipo Per le antiche scale, Sacco e Vanzetti, Metti una sera a cena, Nuovo cinema paradiso, il buono e brutto e cattivo, tutte quante insomma avete saputo intrattenere il pubblico. E poi la seconda parte tutte canzoni napoletane d'autore, quelle meno inflazionate tipo Vocchi carragiunate, A Mucchella di Francesco Paolo Tosti e le due canzoni pure romane, Arrivederci Roma e Roma non farà stupire stasera, le più eccelse. Ebbene, questo duo è frequente oppure variate con l'altro artista? Io ho un altro duo con un chitarrista pure di Sezze, però questo qui con il maestro Biondi è più consolidato perché già sono 3 anni che facciamo concerti qui a Minturno, già la seconda volta che ci chiamano perché l'anno scorso evidentemente siamo piaciuti e il comune ci ha chiamati per fare qui all'aperto, l'abbiamo eseguito per Natale in chiesa concerto l'anno scorso e dicevo con il maestro Biondi abbiamo fatto vari concerti nella provincia, anche fuori provincia, Latina, Sezze, Rocca Corte, Bassiano, ieri siamo stati a Rocca Secca dei Vosci. Bene, quindi e domani provincia Sezze, Latina, no, sì, la provincia, seguire, noi lo facciamo per passatempo, non è un lavoro. Siamo professionisti, io sto in pensione e quindi ci dilettiamo. Così. Non sembra, va bene. Una cosa, ecco, l'avete salutato anche gli amici qua di Minturno. Sì. E adesso ripartite? Adesso ce ne andiamo e domani abbiamo un concerto a Sezze. Io per flauto e chitarra, perché il maestro Biondi va in ferie. Con il maestro Biondi abbiamo un'altra data, il 30 agosto a Rocca Priora, lo stesso programma che abbiamo fatto questa sera. Bene, beh, dovete andare a riposare, giustamente. Sì, sì. Già domani ne avete un altro. Domani abbiamo un altro. Poi l'emozione la provate sicuramente sempre? No. Ormai. Però i brani sì, quando eseguite allora, i brani sì. Sì, sicuramente personalmente mi emoziona suonarli quando c'è un bel pubblico come stasera, poi sono canzoni soprattutto quelle napoletane che sono musica classica in effetti, quindi bisogna suonarle con trasporto per trasmettere le emozioni al pubblico. Anche gli altri. E certo. Quindi è naturale che il musicista le deve sentire prima dentro, se no non le trasmette al pubblico. Quindi avete variato anche flauto e ottavino, no? Sì, io faccio sì, flauto e ottavino perché sono abituato, perché suonando nella banda dei Carabinieri, sono stato 80 anni, 36 anni nella banda dell'Arma, siamo abituati a suonare sia il flauto che l'ottavino. Cosa particolarmente rara, perché i flautisti suonano solo il flauto e l'ottavinista suona l'ottavino soltanto. Io riesco a farle tutte e due discretamente, diciamo. Perfetto, va bene. Complimenti, buon tour. Grazie. Tour nella provincia di Latina per grazie. Adesso. Buone cose, grazie a voi.